Angelina Mango. Ciao a tutti, ciao, grazie dell'invito. Come stai, Angelina? Sto molto bene, sono molto contenta, sono molto serena e tranquilla. Mi sto vivendo i miei momenti e i momenti con le persone in maniera molto naturale, sono contenta. Quindi, a proposito di, noi stavamo parlando prima, di solito lo facciamo, cosa si fa al weekend, cosa avete fatto, chiediamo ai nostri ascoltatori nel weekend, cosa ha fatto Angelina questo weekend, proprio una cosa di vita vera. Allora, in realtà per la prima volta questo è stato un weekend per me, perché vabbè, sabato lavoravo, però è stata la prima domenica dopo non so quanto tempo. Domenica, cioè sono stata rilassata a casa. Sì, infatti è stato abbastanza brutto in realtà, perché non sono più abituata, quindi stavo lì a casa, ho cucinato tutto il giorno. E quindi è subentrata no, la noia. Esatto. È esatto. Subentrata la noia. È arrivata. Sì, è arrivata. E forse me la sono anche chiamata, devo dire la verità. Però ho cercato di sfruttarla al meglio e di pensare alle mie esigenze, a quello che voglio. E poi ci sta, secondo me, il fatto di accogliere la noia, nel senso, a volte tanti la vedono come una cosa brutta, aiuto, negativa. La noia non deve assolutamente mai esserci nella mia vita, invece in realtà secondo me è una cosa molto positiva, credo l'abbia detto anche tu in qualche intervista, cioè il fatto di, ma sì, sai che c'è, mi annoio e magari poi da quel momento lì succede qualcos'altro. Bisogna trovarseli dei momenti di noia, perché non in questo momento. Secondo me in quest'epoca è molto difficile trovarli. Vero. E riesci subito a non annoiarti più magari guardando i social o facendo altre cose. Invece è giusto prenderseli dei momenti di noia. Ma è una cosa che io cerco di fare, ma non dico di essere proprio brava. Infatti ieri non sapevo cosa fare. Però è giusto, secondo me, che io mi canti da sola le cose per aiutarmi. Guarda, l'automotivazione. Prendo subito una domanda dei nostri ascoltatori. Angeli, te la sei mangiata finalmente la pizza? L'ho mangiata, sì, settimana scorsa. Wow. Vabbè, ci sta, ragazzi, la pizza è una di quelle cose che io mangerei tutti i giorni, la pizza. Vabbè, anch'io. Però non parliamo di cibo, perché altrimenti poi ci viene già fame. Poi se iniziamo a parlare di cibo non finiamo. Non finiamo più. Vogliamo parlare, Angelina, di tatuaggi, perché leggevo, c'era una domanda di qualcuno che ho scritto: quanti tatuaggi hai? Allora, quanti non lo so, credo che siano tipo 15-16. Sì. Ah. Non lo so bene, perché non li faccio molto istintivamente, non ci penso moltissimo prima di farli. Non li conti? No. L'ultimo che ho fatto è un leone. Un leone? Ah, beh, è dedicato ovviamente a Sanremo. È stata una cosa un po'... Quando l'hai fatto? Un po' tamarra, però... non mi ricordo. La settimana dopo Sanremo. Ma com'è? Cioè, innanzitutto, dove è ubicato, se possiamo vederlo? Sì, sì. Si può, canale 67 del digitale. Ah, bello, lo bellissimo. Vediamo. Molto bello. Però è grandino. E vabbè, la sobrietà è il mio punto principale della vita. Ci sta. Invece, senti, Angelina, veniamo un po' a tutte le cose che stanno per arrivare. La prima, la più imminente è l'Eurovision. Sì. Lo sappiamo tutti. Però io mi chiedevo, cioè, te l'hanno già chiesto in mille, sicuramente, come ti stai preparando? Ma a me piacerebbe sapere non tanto tecnicamente quello che stai facendo, ma proprio, cioè, come te lo stai vivendo questo avvicinamento a quel 7 di maggio. Ma allora, partendo dal fatto che sia Sanremo sia l'Eurovision, io non ero molto pronta a viverli, perché non me l'aspettavo proprio di partecipare né a Sanremo né all'Eurovision. Cioè, proprio l'Eurovision era Eurovision, ciao, proprio, nel senso, lontanissimo, perché avevo le aspettative molto non basse, però tranquille, cioè, non andavo troppo in alto negli obiettivi. E quindi ho pensato, Sanremo io l'ho vissuta bene perché non avevo proprio queste aspettative, non avevo questo tipo di pressione e mi vivevo il momento, ed è quello che voglio fare anche a maggio. Quindi anche tutta questa preparazione la vivo con gioia, perché mi piace fare quello che faccio e prepararmi per questo. Allora, io lo so già che tu non puoi spoilerare nulla, ma qualcuno, io leggo, qualcuno dice: ma ci porterai i ballerini sul palco? Quello si può dire o no? Beh, quel palco è grosso quel palco, Ci pensa, ragazzi, sicuramente ci pensa. Porterò tanta roba su quel palco.
Dai, quindi già puntini. Beh, puntini. Ma già lei da sola è tanta roba, posso dirlo, che a Sanremo ci hai stregati, ci siamo innamorati tutti di te. Grazie. Vabbè, allora scusa, hai citato Sanremo, abbiamo parlato insomma del festival. Ci torniamo, Melita, con la canzone che ha vinto, direi. Ci torniamo, no? Con lei, La Noia di Angelina Mango. Grazie per tutti i messaggi che arrivano: 331 80 90 101, l'affetto, domande di ogni tantissimi tipo, insomma, complimenti. Cioè, veramente, insomma, è un momento, Angelina, d'oro. Nonostante noi, amici, dovete sapere, questo è un programma che vi dice tutta la verità. Stavamo parlando di Natale. Ebbene, Simone dice: ma che c'entra parlare di Natale, Marco, a marzo? Perché a noi va così, cioè decontestualizzare tutte le cose. Anche se TGCom 24, lo dico io, ad Angelina Mango non piace troppo il Natale. No, no, più o meno, insomma, dai. Non ho quell'istinto natalizio, sì, di festa e di felicità. Chiaro, Natale, però ho molta voglia di essere felice a Natale, quindi mi impegno, ecco. Quest'anno devo dire che mi sono impegnata tantissimo. Tantissimo. Da novembre. Avete sentito come ha detto tantissimo? Ma sì, la verità, per ricevere dei regali, insomma, ancora più carini dell'anno prima. Beh, diciamo che quella è una parte importante del Natale, è il momento dei regali. Allora, è importante, Angelina, anche quello, secondo me, che hai fatto venerdì, che eri ospite da Zoro, hai fatto questo pezzo meraviglioso di Beyoncé e Kendrick Lamar, Freedom. 8 sì. marzo, giornata internazionale della donna, e secondo me, io ho rivisto l'esibizione che tu hai fatto. Io no. Io sì, immagino come molti non guardate l'esibizione. Io devo dire, l'ho guardata anzi due volte, ti dirò. Ah. Sì, due volte. E devo dire che, al netto tecnicamente, insomma, non devo io dirti com'è andata, lo sai sicuramente meglio tu, ma il messaggio importante era quello che usciva fuori mentre tu cantavi quella canzone, che è un pezzo molto importante. Sì. Ma ho immaginato proprio tu che cantavi quelle parole e sentissi quelle parole, volessi mandare a tutti un messaggio molto preciso proprio l'8 marzo. Dico sì. bene o no, è una sensazione che ho avuto io un po' così da sognatore, sì, amante no, della no. musica? Sì, sicuramente quello era un giorno particolare in cui mi sembrava giusto parlare di libertà. Perché poi, tra l'altro, Freedom, secondo me, raccoglie tantissimi ambiti di libertà. Di cui c'è bisogno, e mi dispiace doverlo fare, cioè sarebbe bello non doverle cantare certe cose, però è un mio modo per comunicare, e sono contenta di poter comunicare, di poter sfruttare la musica per dire qualcosa di utile. Quindi è giusto comunque che gli artisti, in questo caso, insomma, cioè, si mettano anche in prima fila per dire cose, per mandare dei messaggi, cioè, è giusto farlo? Non lo so cosa sia giusto e cosa no, però a volte io sento proprio la necessità di farlo. Soprattutto quando vedo che c'è così tanta gente, e quando vedo che ricevo così tanto calore, mi piace ricambiarlo con dei messaggi positivi. Bene. Guarda, qui arrivano un sacco di complimenti per te, non sto qui a leggere perché sono davvero tantissimi, ma c'è un messaggio che mi ha colpito. Che cosa diresti alla te bambina di ciò che sei diventata oggi e tutto ciò che stai realizzando? È una domanda molto carina. Cosa diresti all'Angelina bambina? Le direi non cambiare strada durante l'adolescenza, resta lì che tanto va bene. Io da piccola ero questo. Eri uguale. Sì, poi ho avuto un momento un po' così, poi sono tornata a questo. Vabbè, quindi, l'adolescenza, insomma, sì, che abbiamo passato tutti. Quindi le direi: ma non ti preoccupare dei prossimi anni, tanto poi ritorni bambina. Ritorni sempre bambina. Sì. Parliamo invece delle tue collaborazioni. Tu hai collaborato, hai duettato con Tiziano Ferro, Gai Pechegno. Con chi vorresti collaborare in futuro? Un tuo sogno? È molto difficile questa domanda, ho il vuoto in questo momento nella testa, però sicuramente non rifiuterò mai una collaborazione, secondo me questa è la risposta giusta, sono troppo giovane per poter dire no a qualcuno. Brava, ottima risposta, sì, direi. Sì, sì, sì. La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene. Arriva su R101 il momento della canzone che ti fa stare bene, ma oggi un po' speciale, perché sarà una canzone che ha scelto Angelina. Quale hai scelto, sì, per oggi? Ho scelto Purple Rain.
Come mai? C'è un motivo? Ma in realtà perché è una canzone che ho sempre amato alla follia, sin da quando ero proprio bambina. E ogni volta che parte tutta la coda finale, che forse taglierete, non lo so, perché comunque sono Ha già capito tutto. Beh, qui c'è un 5:31 di scaletta, quindi magari sì, okay, qualcosa vabbè. C'è, ma non tutto. In ogni caso, quando parte proprio il primo accordo, io ho i brividi, ho la pelle d'oca alta così. Ecco l'accordo. No, invece a proposito di grandi interpreti, diciamo, del passato, ma anche del recente periodo, questa notte ci sono stati gli Oscar e nella sezione, diciamo, musica, Billie Eilish ha vinto il premio per la canzone che ha portato nel film di Barbie. Pezzo meraviglioso, seconda statuetta per lei, grande Billie. E pensando appunto a questo suo premio e sapendo che poi oggi avremmo fatto una chiacchierata con te, mi immaginavo tu. Qual era l'associazione? L'associazione era Notte Fonda, Angelica, quindi provo a immaginare, ero lì e guardavo gli Oscar sul divano e dicevo: ma aspetta un attimo, Billie Eilish, Angelina Mango, tra qualche anno collaborazione ipotetica, ipotetico, sì, ma anche pensavo, domanda ad Angelina: potrebbe piacere, interessare, tipo comporre una canzone per un film e ipoteticamente fare pure l'attrice, cioè tutta una serie di robe. Quante domande? Tre domande in una. Allora, era tardi, premessa, era tardissimo. Vabbè, collaborazione con Billie Eilish, cioè potrei morire adesso, subito. Però ci avevo preso come nome. Vabbè, stiamo parlando di una dea. Proprio. Bene, bene, bene. Sì, no, mi piacerebbe scrivere per il cinema. E non so se sarei capace di fare mai l'attrice. Tutto mi piacerebbe provare nella vita, però secondo me è proprio forse l'unica cosa che non so fare. Ma chi TGCOM 24 Angelina Mango, no, che poi sai che sono i titoli e le cose. No. Cioè, non credo che potrei farcela, sinceramente. Vabbè, però insomma, vabbè. Tre domande, due risposte, una un po' che non no, si sai sa. Che c'è? Che sì? Aveva la stessa aspettativa per Sanremo, quindi non si sa mai, non credo di poterci andare. È vero. Poi c'è il tour che parte a breve, ad aprile, giusto? Che già, c'è la prima anche data, se non credo di poterlo fare. Però sì. È il tour, dici pure, no? C'è un concerto evento, vedo pare una pazzia il 17 aprile a Milano, già sold out. Sì. Io e Santini volevamo venire, niente. Sold out. L'abbiamo raddoppiata, quindi a ottobre si rifà. A ottobre si rifà, infatti parte il tour autunnale, partendo da Roma l'11 ottobre e poi il 26 ottobre ritorni qui a Milano. Ma ci sono un sacco di date, Napoli, Molfetta, Firenze, Padova, eccetera, eccetera. Trovate ovviamente tutto sui canali social, anche di Angelina. Come vanno quei social? Che rapporto hai tu? Vedo un sacco ottimo. Di numeri, un sacco di follower. Sì, ma io mi diverto sui social. Cioè, a volte mi prende il matto e faccio tantissime storie in cui parlo del nulla. Però mi diverto e li vivo con molta naturalezza. Secondo me fa parte anche un po' della mia generazione questo. E ci piace, ci piace molto quando la vivi così. Come la caduta meravigliosa che hai avuto a Sanremo. Noi ci siamo divertiti, ma perché tu ti sei rialzata, hai sorriso ed è stato un momento molto naturale e ti ha resa ancora più vicina a noi, lo sai? Ci è piaciuta molto. Beh, alla fine io ero impanicatissima in realtà. Cioè, quando sono uscita dal palco ho pensato, ecco, ho rovinato tutto, è tutto finito. Però è successo. No, l'hai resa ancora più naturale. Sì, io mi sono divertita, cioè io rido quando cado e l'ho fatto anche lì. Vabbè, ma sono stata subita io, ho fatto gli scalini a due. Ma lo fai anche nella vita, nella tua vita quotidiana? Cadere? Sì, no, quando cadi in generale, proprio nella tua vita, nelle tue situazioni, cerchi sempre di rialzarti col sorriso, mi sembra di aver capito. Sì, assolutamente. Anche perché sennò starei a terra tutto il giorno per quante volte inciampo. E cado. Che tu dica fa. Dovrei cadere io. Ma adesso cado io e così abbiamo finito. Abbiamo finito anche il tempo, mi sa, a questo punto. Ci dobbiamo salutare, Angelina. Grazie. Grazie per essere stata con noi. Super mega in bocca al lupo per la prima cosa che avrai da adesso in avanti, cioè l'Eurovision. Saremo lì a fare ovviamente il tifo per te. E ti aspettiamo presto. Grazie, alla prossima. Grazie Angelina. Ciao.